Gentili telespettatori, benvenuti a Il Medico Risponde, la rubrica di medicina di Irpinia Sannio TV a cura del dottore Giovanni Vuotto. Benvenuto, dottore. Grazie. Oggi parliamo di disturbi del comportamento alimentare, un argomento molto delicato. Cosa si intende, dottore, per disturbi del comportamento alimentare? Con le locuzioni disturbi del comportamento alimentare, la sigla è DCA, oppure disturbi alimentari psicogeni, la sigla è DAP, si indicano tutte quelle problematiche di pertinenza principalmente psichiatrica che concernono il rapporto tra gli individui e il cibo. Negli ultimi anni l'interesse per questo tipo di disturbi è molto aumentato. Perché? L'interesse è andato via via aumentando sia in relazione ad un incremento dell'incidenza di tali disturbi, sia ad una maggiore sensibilizzazione sociale nei loro confronti. I disturbi del comportamento alimentare comportano una serie di conseguenze, non solo a livello psichiatrico. In effetti sono argomento di trattazione non solo in psichiatria, ma anche in endocrinologia, gastroenterologia e altre materie, in quanto comportano nei soggetti in cui si instaurano tutta una serie di alterazioni primarie o secondarie che vanno a colpire numerosi organi ed apparati. Si tratta oggi di un vero e proprio problema sociale. I disturbi alimentari sono patologie complesse ed emergenti che rappresentano un vero problema sociale, dato che investono aspetti molto importanti della vita dell'individuo: la propria immagine corporea, il proprio rapporto col cibo e tutto ciò che porta inevitabilmente a conseguenze anche drammatiche sul piano familiare e sociale. Questa foto, vedete, rappresenta una signora che dice a voi che non potete neanche capire come mi sento, come sto male naturalmente. Come insorgono questi tipi di disturbi? I DCA rappresentano il tentativo di usare l'assunzione del cibo ed il controllo del peso per risolvere conflitti emotivi non evidenti o difficoltà che di fatto non hanno nulla a che vedere col cibo. Sono una soluzione esteriore e concreta ad una inquietudine interna. Sono quindi la punta dell'iceberg. Il cibo viene usato come tentativo di soluzione di problemi legati alle emozioni e alle relazioni. Nella prossima slide possiamo vedere una tipica sequenza patologica. Questo rappresenta un circolo vizioso per cui la paura di ingrassare fa effettuare una dieta ferrea, il fallimento della dieta e la buffata bulimica, i comportamenti compensatori o eliminatori e i sentimenti depressivi di autosvalutazione e colpevolizzazione. Qual è il rapporto tra i disturbi del comportamento alimentare e la pubertà? La pubertà, con tutte le sue preoccupazioni che il cambiamento del proprio corpo implica, è un periodo estremamente delicato. In questo periodo le ragazze subiscono, non decidono, vediamo nella slide, ragazze in percorso, emozioni accolte, non gestite. I cambiamenti fisici sono accompagnati da ansia circa il comportamento, il confronto con gli altri e le aspettative sul futuro. Quindi sono tutte cose che i ragazzi comunque vivono, soprattutto le ragazze, con particolare stress, con una forma di ansia. Vivono con una forma di ansia. E il bisogno di indipendenza, di svincolarsi anche dai propri genitori, è anche normale in quest'età. C'è però chi lo affronta in una maniera patologica, appunto. Le espressioni di indipendenza e di affermazione di identità personale sono normali, sono un modo per esercitare un qualche controllo sulla propria vita, che si apre invece all'incertezza, e dare un senso di adeguatezza ed autoefficacia. E ci sono alcuni giovani che cercano di esercitare una sorta di controllo appunto sulla propria vita, controllando il cibo. Alcuni giovani cercano il controllo esercitandolo su ciò che mangiano. La restrizione alimentare sembra un segno di buon controllo e di espressione di sé.
Sembra che non ci sia nessun altro ambito in cui possano esercitare un controllo allo stesso modo. All'inizio possono ricevere dei complimenti sul loro modo sano di mangiare o sul fatto di fare più esercizio fisico del solito. Per piacere agli altri. Per piacere agli altri. Si inizia anche con una semplice dieta. Esatto, possono perdere un po' di peso ed accorgersi dei complimenti delle persone sul loro aspetto e della gelosia delle loro amiche. La sensazione di benessere che consegue alla perdita di peso e il senso di controllo che produce inducono a continuare la dieta. Qual è l'influenza dei mass media in questi disturbi? Il gran numero di riviste femminili, il cui target specifico è rappresentato dalle giovani adolescenti, che pubblicano in ogni numero decine di pagine dedicate ad aspetto e forma fisica, elargendo a piene mani consigli su come effettuare una dieta dimagrante, dai risultati strepitosi, o su cosa fare per migliorare la propria immagine, è il punto più importante di questa situazione. Ci sono però anche degli aspetti relazionali molto importanti da valutare. Gli aspetti relazionali riguardano il desiderio di identificazione con i propri coetanei e il continuo confronto, raffronto con le figure genitoriali e con il mondo esterno. Non è difficile da capire come quasi il 50% delle adolescenti voglia somigliare a tutti i costi attraverso la dieta, l'esercizio fisico strenuo, la chirurgia estetica, ai modelli proposti dai media, favorendo decisamente lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare. Questi disturbi del comportamento alimentare sono stati divisi in 5 tipologie, le vediamo. I 5 tipi più importanti di disturbi del comportamento alimentare sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata, sigla BED, l'obesità, il picacismo e in ultimo la drancoressia. Vediamo ora come i disturbi alimentari sono diffusi, la percentuale nel totale della popolazione. I disturbi del comportamento alimentare sono molto più diffusi di quanto si pensi. Si tratta al giorno d'oggi di problemi ancora parzialmente sommersi, dei quali i pazienti non parlano volentieri o non parlano affatto. La prevalenza è più elevata nei paesi industrializzati. E questi disturbi, come abbiamo già accennato, riguardano soprattutto gli adolescenti e anche i giovani adulti. L'incidenza è più elevata nelle fasce giovani della popolazione. Adolescenti e giovani adulti sono i soggetti più a rischio. Per l'anoressia e la bulimia l'incidenza è maggiore nelle donne, mentre il disturbo da alimentazione incontrollata presenta un'incidenza maggiore negli uomini. Da questa slide possiamo vedere l'ideale di bellezza, quindi la forma fisica, la magrezza, il successo, la competitività, l'autonomia, l'autocontrollo. Questo è racchiuso l'ideale di bellezza in questi parametri che abbiamo elencato. Come vanno affrontati i disturbi del comportamento alimentare? Quali sono le possibili terapie? Il trattamento mira a migliorare le condizioni nutritive e stabilizzarle. Si hanno bisogno di apporti di medici specialisti. Il trattamento psichiatrico può essere svolto sia individualmente che con gruppi di persone, ma anche interessando l'intera famiglia della persona ammalata. Quindi coinvolgere la famiglia è l'ideale per correggere questa patologia. Quanto è importante fare prevenzione? La migliore cura è proprio la prevenzione, soprattutto nei confronti di ragazzine con problemi di autostima e ossessione verso la magrezza. La società moderna, banalizzata e plasmata sui modelli televisivi, tende ad esaltare troppo l'apparenza, rendendola un parametro prioritario per i più giovani. Quale può essere, anzi qual è l'efficacia della terapia? L'efficacia della terapia fa
L'efficacia della terapia è nell'80% dei casi la terapia è efficace, quindi si notano notevoli miglioramenti nell'80% dei casi, quindi è importante eseguire una buona terapia perché si ottengono dei miglioramenti notevoli, addirittura abbiamo visto nell'80% dei casi. Prossima slide, dottore, vediamo quanto è importante chiedere aiuto. Bisogna cominciare presto, ecco, appena uno si accorge di essere affetto da questo disturbo, anoressia o anche nel caso della bulimia, bisogna chiedere aiuto. Vedete, la vita diventa una roulette russa se non chiedi aiuto al più presto. Vediamo adesso che cos'è la drancoressia. Un disturbo del comportamento alimentare degli ultimi tempi. La drancoressia è un disturbo alimentare che colpisce ragazzi, giovani o giovanissimi, in particolare ragazze, però anche i maschi sono interessati da questa patologia. Il vocabolo si compone di due parti, drunk, che vuol dire ubriaco, e oressia, che vuol dire appetito. Viene utilizzata nel linguaggio medico per indicare il senso di appetito. Drunk è di origine inglese, oressia di origine greca. Questo disturbo è nato negli Stati Uniti e la sua diffusione in Italia è ormai avvenuta. Si tratta dunque di un disturbo alimentare che ormai è molto diffuso. Vediamo appunto di che si tratta. È un disturbo alimentare in fase adolescenziale, solitamente causato dal desiderio di una ragazzina di rispecchiare gli standard assurdi imposti dalla moda e dalla TV. Niente di nuovo, quindi, rispetto a quanto accade da decenni. Però nella drancoressia non solo si mangia meno, ma si beve molto, si mangia meno per bere di più, giusto? Sì, la drancoressia consiste nell'ingerimento di notevole quantità di alcol per sentirsi accettati in determinati ambienti, soprattutto liceali e universitari, anche se non mancano i casi tra le persone adulte. Lo scopo, come dicevi te, è quello di mangiare il meno possibile, bevendo acqua o anche caffè, fumando, masticando gomme, in modo da risparmiare calorie per l'alcol. Cosa comporta questo tipo di disturbo, che sembra abbastanza grave? Chi segue i dettami della drancoressia mette il proprio corpo in serio pericolo, con il rischio di dare vita a problemi alimentari poi difficili da estirpare. Ingerire bevande alcoliche permette di inibire il senso della fame a causa del notevole apporto di zuccheri e di liquidi che appagano la sazietà e il riempimento dello stomaco. Dunque, quali possono essere le conseguenze? Le conseguenze sono molto pericolose. Tra le più importanti e le più gravi abbiamo le alterazioni cardiache, l'osteoporosi, l'amenorrea, problemi al cervello, malattie al fegato, attacchi di ansia e di panico. Quali possono essere dunque le terapie? Uscire da una patologia di questo tipo non è affatto facile. L'alcol arriva a creare una dipendenza patologica e il corpo rifiuta il cibo. La cura va effettuata presso strutture specializzate con terapie mirate e con farmaci adeguati. Cos'è invece, dottore, il disturbo da alimentazione incontrollata? Il disturbo da alimentazione incontrollata, BAD, dall'inglese Binge Eating Disorder, è un disturbo del comportamento alimentare che si presenta clinicamente con episodi di abbuffate tipici della bulimia nervosa, senza però mostrare i comportamenti compensatori tipici di quest'ultima, che sono il vomito, l'abuso di lassativi o diuretici e il digiuno successivo. E anche questo disturbo alimentare è molto diffuso tra gli adolescenti. È una patologia molto diffusa soprattutto tra le adolescenti che, in seguito ad una dieta eccessivamente restrittiva o a problemi personali, cercano un rimedio alla loro sofferenza nel cibo, fino ad arrivare a perdere il controllo. Le periodiche abbuffate possono riguardare sia alimenti dolci che salati, con successive coliche addominali.
Cosa comporta questa sindrome e quali sono le cause? L'individuo affetto da questa sindrome ha come unico pensiero quello di ingerire qualsiasi tipo di alimento per calmare le proprie ansie, anche se è consapevole che potrebbe recare danni alla sua salute, perché è troppo poco sano ed eccessivamente calorico. Di solito è una persona sofferente, isolata, ha scarsa considerazione di sé. Ed è piena di sensi di colpa perché si sente goffa e brutta. L'insoddisfazione e la depressione sembra potersi risolvere solo con il cibo, ma l'aumento ponderale rende ancora più difficile l'integrazione sociale e il disagio di questo soggetto. Anche in questo caso, come negli altri tipi di disturbo del comportamento alimentare, diciamo che la terapia richiede, la cooperazione di diversi specialisti. Come tutti i disturbi del comportamento alimentare, anche l'alimentazione incontrollata necessita di un approccio multidisciplinare che preveda una collaborazione tra psichiatra, internista, dietologo e psicologo. La dieta deve correggere l'equilibrio metabolico tenendo possibilmente conto dei gusti del paziente. La terapia farmacologica, se ritenuta opportuna, si avvale della somministrazione di antidepressivi e ansiolitici, mentre la terapia cognitivo-comportamentale può risolvere le problematiche relazionali legate al dismorfismo corporeo, come l'eccesso di peso, e alla dismorfofobia. Cos'è invece il picacismo? Il picacismo, detto anche pica, è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dall'ingestione continuata nel tempo di sostanze non organiche, non nutritive, come terra, sabbia, gesso, legno, eccetera. Il disturbo può essere diagnosticato se l'abitudine perdura per più di un mese, ad un'età nella quale questo comportamento è dal punto di vista evolutivo inappropriato, generalmente in bambini più grandi dell'età di 2 anni. Quali soggetti sono interessati da questa sindrome oltre ai bambini? La diagnostica non è applicabile a bambini o adulti affetti da ritardo mentale, né ad individui appartenenti a culture che accettano tali pratiche. La sindrome interessa talvolta le donne incinte e il desiderio di cibi inappropriati, come ad esempio carne cruda, ghiaccio, patate crude. Questo viene fatto oggetto di credenze popolari. Quali possono essere le problematiche correlate al picacismo? Alla base di questo pervertimento dell'appetito vi è quasi sempre un'anemia da carenza di ferro. Il disturbo regredisce con la correzione della carenza o, nel caso delle donne incinte, con il termine della gravidanza. A volte, nei bambini, è il sintomo di una parassitosi intestinale o di una malattia celiaca, che hanno sempre come conseguenza un disturbo del metabolismo del ferro e di altri minerali. Come già anticipato, raramente può essere, il sintomo di un disturbo psichiatrico mentale. Più raramente il picacismo è espressione di un disturbo ossessivo-compulsivo ed è riconosciuto come un disturbo mentale. Questa è l'Associazione Psichiatrica Americana, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, alla parte quarta, come vedete, DSM-4. Nei bambini la sua evoluzione può a volte essere complicata da problemi intestinali come occlusione, parassitismo e da intossicazioni, ad esempio nel caso di ingestioni di materiali tossici come vernici. Dunque, dottore, riassumendo, ci sono diverse tipologie di disturbi del comportamento alimentare. La cosa importante è chiedere subito aiuto e fare una terapia con diversi specialisti, perché sono problemi che si possono superare nell'80% dei casi, come abbiamo visto.
I disturbi del comportamento alimentare sono molto frequenti e non sempre sono trattati adeguatamente. Quindi noi li tratteremo in una delle prossime trasmissioni, tratteremo sia l'anoressia che la bulimia, cioè quando uno mangia poco o mangia molto, perché sono disturbi che vanno curati al più presto e in questo caso si può guarire bene. Ok, dottore, adesso passiamo invece allo spazio dedicato ai nostri telespettatori, alle domande che arrivano da casa. Allora, questa settimana sono arrivate una serie di domande. Cosa sono i nanofarmaci? Il passato è stato scritto da giganti, il futuro da nani. Così diceva un mio professore all'università, un professore di fisica, molti anni fa. In effetti un atomo può produrre più energia di un pozzo di petrolio. Le nanotecnologie stanno rivoluzionando il mondo. Le nanotecnologie cambiano la medicina, salvaguardano l'ambiente e fanno tante cose buone. I nanofarmaci sono dei farmaci, un esercito di razzi caricati contro i tumori. Il primo nanofarmaco è stato la doxorubicina, che ha aggredito diversi tipi di tumore. Qual è il vantaggio di questi nanofarmaci? Che riescono a colpire solo il tumore e non le cellule sane. Il futuro è i nanofarmaci e le nanotecnologie. Adesso passiamo ad un'altra domanda. Cos'è la T-Tag? La TAG è, T-TAG è una etichetta che segue, che registra la temperatura di alcune sostanze, in particolare di farmaci. In questo modo un utente può seguire, può sapere se il farmaco o un'altra sostanza è stata conservata correttamente nel suo tragitto dal produttore al consumatore. Questa etichetta viene utilizzata nei farmaci, come abbiamo visto, ma anche può essere utilizzata per il vino, per altre sostanze alimentari, per entrare per esempio negli stadi, perché è un'etichetta che segue appunto queste persone. Già non soltanto queste sostanze, ma anche persone può seguire questa T-Tag. Noi sappiamo che la frigoemoteca, già da anni, da molti decenni, c'è un disco che registra la temperatura della frigoemoteca. La frigoemoteca è un frigorifero che conserva il sangue. Quindi questo disco registra la temperatura, se la temperatura si altera, questo viene registrato, a parte che suona l'allarme, viene registrato, così uno può sapere se in questi giorni di conservazione il sangue ha utilizzato il sangue, c'è stata sempre la stessa temperatura nei flaconi di sangue conservati. Per la verità, ora tutti i frigoriferi che utilizzano i laboratori analisi e non registrano la temperatura. Quindi la T-Tag è un'etichetta che registra la temperatura delle sostanze a cui è applicata. Bene, è vero invece, dottore, che una pulizia professionale dei denti abbassa il rischio di ictus o di malattie cardiovascolari? Una pulizia professionale dei denti eseguita almeno una volta all'anno diminuisce il numero di batteri e sostanze tossiche che stanno all'interno della nostra bocca e quindi diminuisce anche le malattie cardiovascolari e quelle cerebrali. Quindi facciamo questa pulizia dei denti almeno una volta all'anno. È vero, dottore, che chi è allergico al lattosio può utilizzare il latte di soia? Sì, è vero. Il latte di soia è utilizzato non solo dai salutisti, ma da chi è allergico al lattosio o ad altri zuccheri contenuti, altre sostanze contenute nel latte. Il latte di soia era già utilizzato dai cinesi millenni fa, quindi è un latte molto antico ed è, ripeto, molto utile per le persone che sono allergiche al lattosio. Però siccome ha un sapore sgradevole, leggermente non molto gradevole, allora in questi ultimi anni si utilizza di più il latte di riso. Il latte di riso è utilizzato dallo schiacciamento dei semi, dei chicchi di riso, mentre invece il latte di soia sono i semi di soia che formano il latte di soia. In questo caso è il riso in sé schiacciato che dà il latte di riso. È una bevanda gradita sia ai vecchi che ai giovani, è una bevanda molto dissetante,
contiene, come anche quello di soia, non contiene colesterolo, quindi è utilizzata, può essere utilizzata anche dalle persone che fanno una dieta ipocalorica. Latte di soia e latte di riso sono delle bevande molto utili. È vero che la psoriasi può interessare anche le articolazioni oltre alla pelle? Nel 30% dei casi la psoriasi interessa anche le articolazioni. Innanzitutto, che cos'è la psoriasi? Sono delle macchie rossastre che si formano a livello dei gomiti, della pianta dei piedi, delle mani, eccetera, che quando le squamano cadono delle squame biancastre. È una malattia fastidiosa, non è contagiosa, però è comunque molto fastidiosa. Ripeto, può interessare le articolazioni e in questi casi va curata con il cortisone o addirittura con la ciclosporina nei casi in cui è resistente ad altre terapie. Qual è la migliore dieta da seguire? La parola dieta deriva dal greco diaita, che significa stile di vita, quindi dieta non è restrizione alimentare, ma stile di vita, stile. La migliore dieta è quella che utilizza tutte le sostanze, quindi una dieta varia. Le diete che vanno tanto per la maggiore, tipo quella solo proteica, la dieta dell'ananas, eccetera, sono assolutamente da sconsigliare. Le diete devono interessare tutte le sostanze, quindi grassi, vitamine, grassi, proteine e soprattutto gli zuccheri. Gli zuccheri non devono mancare nella dieta. Allora, come deve essere la dieta? Noi parliamo di dieta mediterranea, forse la migliore per noi è la dieta mediterranea. Però diciamo brevemente, la dieta deve essere varia, pochi grassi, deve molto pesce, poca carne, molta frutta e verdura, e soprattutto deve essere varia, come abbiamo detto. Non bisogna dimenticare l'attività fisica. È meglio la carne bianca della carne rossa, dottore? L'abbiamo detto già in altra occasione, la carne bianca contiene più proteine e più amminoacidi della carne rossa ed è anche più digeribile. Quindi la carne bianca è più indicata di quella rossa. Io sottolineo che il pesce noi ce lo mangiamo troppo poco, almeno 3 giorni alla settimana, quindi un giorno sì e un giorno no, noi dovremmo mangiare il pesce invece della carne. Bene. Quali esami del sangue invece bisogna effettuare periodicamente? Gli esami del sangue sono utili sia a scopo preventivo che curativo, quindi vanno utilizzati periodicamente. Quali sono i più importanti di questi esami? Innanzitutto l'esame delle urine per vedere se ci sono proteine nelle urine. L'emocromo, cioè quello che valuta la quantità di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine nel nostro sangue. Voi sapete, i globuli rossi devono essere 5 milioni per millimetro cubo, i globuli bianchi 7 milioni, le piastrine 300.000, sempre per millimetro cubo. È buono ricordare queste cifre. I globuli rossi servono a trasportare l'ossigeno, quindi l'emoglobina contenuta nei globuli rossi trasporta l'ossigeno, i globuli bianchi sono i poteri di difesa del nostro organismo e le piastrine servono per la coagulazione del sangue. Oltre che l'emocromo è molto utile fare periodicamente, eseguire gli esami che riguardano la funzionalità epatica, la funzionalità renale e poi alcuni esami specifici che non dobbiamo mai dimenticare. Il sangue occulto nelle feci ci può far vedere in anticipo un tumore a livello intestinale oppure il PSA che è un'indagine che riguarda la prostata. Invece, chi può donare il sangue? Lo possono donare tutti? Nel mese di giugno scorso c'è stata la giornata mondiale del donatore di sangue e stava scritto «Chi dona sangue è un eroe». Mi sembra una frase esagerata, in realtà noi diciamo più semplicemente «donare sangue è un bene per tutti, un bene per chi lo dona e anche per chi lo riceve». Chi può donare il sangue? Persone che vanno dai 18 ai 65 anni. Le donne lo possono donare 2 volte all'anno perché hanno le mestruazioni in questo periodo, gli uomini invece 4 volte all'anno, quindi ogni 6 mesi per le donne e ogni 3 mesi per i maschi. Il sangue nel nostro paese manca, soprattutto nel sud Italia, quindi noi doniamo periodicamente il sangue perché fa bene a noi che lo doniamo, non soltanto a chi lo riceve.
Con la donazione del sangue uno si sottopone a dei controlli periodici, a dei controlli di sangue che sono molto utili soprattutto per prevenire alcune malattie. Tra i donatori io ho scoperto diverse, perché fino a pochi anni fa mi interessavo soprattutto di donazione di sangue, abbiamo scoperto varie malattie, soggetti che non sapevano di avere una malattia, si sono recati a donare il sangue e hanno scoperto di avere queste malattie che poi è stato facile curare perché in fase iniziale. Ma io volevo approfittare per dire che non soltanto si può donare sangue, chi ha bisogno di sangue può fare, chi deve subire un intervento chirurgico può fare l'autotrasfusione. In che consiste l'autotrasfusione? Prima dell'intervento chirurgico uno viene sottoposto a un salasso e questo sangue gli viene restituito durante l'intervento chirurgico. Vedete, uno nel caso dell'intervento, uno si dà il proprio sangue, come si dice, si autotrasfonde il sangue che lui stesso ha precedentemente, predeposito si chiama, che lui stesso ha dato precedentemente. Quindi è estremamente utile perché il rischio della trasfusione di sangue esiste tuttora in questo periodo in cui le indagini sono molto accurate. Però con l'autotrasfusione il rischio non c'è più. Si risolve il problema. Si risolve il problema. Quindi quando una persona sta bene, prima dell'intervento chirurgico può donare il sangue che gli viene ridato durante l'intervento. E un'altra cosa assai utile è il recupero intraoperatorio del sangue, soprattutto negli interventi lunghi tipo quelli sul cuore o quelli ortopedici, si può recuperare il sangue che uno perde durante l'intervento chirurgico. Viene trattato, filtrato e poi ridato al soggetto stesso. Nel corso dell'intervento o dopo, se c'è anemia, o anche dopo. Quindi autotrasfusione, recupero intraoperatorio del sangue. Un'altra domanda: per curare le varici è obbligatorio l'intervento chirurgico? L'intervento chirurgico alle varici è estremamente semplice, è quasi sempre risolutivo, però prima dell'intervento si può tentare, che so, una terapia innanzitutto a base di flavonoidi, che sono dei farmaci che proteggono la parete venosa e anche quella arteriosa, poi sono importanti le calze elastiche, attività fisica è importante, chi cammina ritarda il problema delle varici. Camminare soprattutto sulla spiaggia, farsi accarezzare dall'acqua è molto utile per curare le varici. Quindi non soltanto farmaci, ma una terapia che previene le varici, che è a base di, non soltanto farmaci, dicevo, ma anche una terapia che è a base dell'attività fisica. Un'ultima domanda: i clorofluorocarburi sono responsabili del buco nell'ozono? Che cos'è l'ozono? L'ozono è un ossigeno a tre atomi. Noi sappiamo la formula molecolare dell'ossigeno è O2, l'ozono invece è O3, ha tre molecole di ossigeno. Come si forma l'ozono? Si forma in seguito alle scariche solari soprattutto, quindi il sole. L'ozono si trova nelle parti alte dell'atmosfera, si chiama stratosfera dove c'è l'ozono. Perché è molto importante l'ozono? Perché ferma i raggi ultravioletti, quelli che sono dannosi al nostro organismo. I raggi ultravioletti vengono fermati dall'ozono. Ora, se alcune sostanze, tipo i clorofluorocarburi, determinano un buco, un vero e proprio buco, una parte in cui manca questo ozono, crea gravi danni alla Terra in generale e all'organismo in particolare, all'uomo in particolare. Quindi i clorofluorocarburi non vengono più utilizzati ormai da anni per raffreddare, ma che cosa vengono utilizzati? Vengono utilizzati gli idrofluorocarburi, i quali contengono comunque il fluoro. Non determinano il buco dell'ozono, ma determinano un aumento dell'anidride carbonica, la quale a sua volta, quindi questo si chiama effetto serra, l'aumento dell'anidride carbonica e l'aumento della temperatura terrestre sono effetti negativi sul mondo in generale, sulla nostra terra. Noi dobbiamo salvaguardare oggi la nostra terra. Ricordate,
Diversi anni fa è stato fatto un protocollo, si chiama Protocollo di Kyoto, che metteva in evidenza tutte le sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente. Io credo che tutto quello che facciamo per salvaguardare l'ambiente, il futuro ci renderà merito, i nostri figli ci renderanno merito di questo. Quindi cerchiamo di non utilizzare i clorofluorocarburi che determinano il buco dell'ozono, né gli idrofluorocarburi che determinano l'effetto serra, ma cerchiamo di utilizzare per raffreddare per i nostri frigoriferi gli idrocarburi. Il futuro è scritto dagli idrocarburi, perché questi per il momento non danno danni, non provocano danni all'ambiente. Bene, dottore, concludiamo qui questa puntata. Grazie di essere stato con noi. Vi Grazie a voi. ricordiamo che se volete continuare a mandare le vostre domande da casa, potete scriverci al nostro indirizzo email redazione@is-tv.it e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Medico Risponde.